leader dei radicali Marco Pannella ha chiesto di rinviare il voto ad aprile. Vedo in collegamento il nostro Matteo Parlato con il segretario nazionale dei radicali italiani Mario Staderini. Allora, Matteo. Allora, sì, buongiorno dal congresso del Partito Radicale. Allora, segretario, Marco Pannella ha proposto di posticipare le elezioni di 30 giorni. Ci può spiegare nel dettaglio in cosa consiste questa proposta? Ma noi stiamo andando davanti a elezioni regionali completamente illegali. Da ultimo, al di là dei ricorsi o non ricorsi che sono già avvenuti, abbiamo una serie di liste che non sono potute essere presenti semplicemente perché i poteri pubblici non hanno rispettato le loro leggi. Abbiamo le tribune elettorali completamente sospese e non c'è comunicazione politica su questo. Abbiamo la possibilità che in tutta Italia, non solo a Roma, nel Lazio e Lombardia, le elezioni vengano giurisdizionalmente annullate o convertite successivamente in altro. A questo punto conviene prendere atto della necessità di una sanatoria o comunque di una restituzione dei diritti a tutti gli italiani, a tutti i cittadini, e a questo punto anche rinviare le elezioni magari nella prima settimana di maggio per riuscire a fare in modo che in Italia la democrazia possa vincere e non possano vincere invece potenti e i soliti favori. Spero che la risposta sia stata esaustiva. Se avete altre domande, noi siamo qui. Molto rapidamente, Matteo, ti chiedo, abbiamo sentito che Bersani ha già escluso questa mattina ipotesi di rinvio. Questo significa o rappresenta qualcosa per i radicali? La proposta di Bersani di escludere le proposte di rinvio rappresenta qualcosa per voi? Ma Bersani sarà alle 5 oggi qui alla nostra assemblea di radicali, quindi ascolteremo da lui direttamente la sua controproposta. Fatto sta che in qualche modo bisogna intervenire. Andare al voto in queste condizioni in tutta Italia non è proponibile. Grazie. E restituisco la linea regia. Grazie a Matteo Parlato.